Amici di Telediamante, buonasera. Beh, questa sera è un'intervista particolare, molto importante, a cui io tenevo. Siamo proprio nella sala del sindaco di Scalea, che ormai è una città, questo lo dicevo anche ai miei amici, e abbiamo il grande piacere di avere con noi il sindaco, l'avvocato Giacomo Perrotta. Benvenuto già noi. Buonasera, buonasera professore, buonasera a tutti gli ascoltatori di Telediamante. È un piacere averti, professore, un piacere avervi. Abbiamo passato questi giorni insieme per il Mediterraneo Festival Corto. Mi hai strappato questa intervista, ma è difficile dirti di no. Ed è difficile dire di no a Telediamante, ormai una realtà storica. Beh, ma noi, io ho avuto modo di conoscere il sindaco anche durante le partite di calcio dell'Eccellenza con lo Scalea. Lei è sportivo e seguiva moltissimo anche lo Scalea. Hai anticipato quella che sarà una delle domande che puoi fare. Una domanda, ma proprio l'11 luglio, ora non ricordo precisamente, ci sarà, se non sbaglio, ci sarà un'assemblea pubblica proprio per andare a definire e a decidere quelle che saranno le sorti dello Scalea Calcio. È notizia di questi giorni che il presidente Giuseppe Bono ha rassegnato le dimissioni ed ha consegnato la squadra al sindaco, quindi alla, sì, all'amministrazione. Adesso, nel ringraziare quanto ha fatto la società uscente, ora l'amministrazione chiede aiuto alla città di Scalea, un aiuto, un supporto anche morale, di vicinanza ai gloriosi colori dello Scalea Calcio. Io direi del grande Scalea. Nel grande Scalea, campione d'Italia Juniors 71, quindi Scalea ha una storia calcistica molto importante, giocatori importantissimi, Longobucco è uno degli emblemi, ma anche Carmelo Bagnato, La Torre, sì, cioè Scalea faceva parte della gloriosa squadra di Scalea, campione d'Italia, quindi dobbiamo, ne approfitto anche utilizzando il canale di Telediamante per chiamare a raccolta gli scaleoti, chiamare a raccolta quanti, e sono tanti, che amano i colori dello Scalea Calcio, per partecipare a questa assemblea pubblica ed insieme, con molta calma, con molta serenità, affrontare questo problema e far tornare lo Scalea. Partiremo quest'anno dalla promozione, però dobbiamo risalire subito in Eccellenza. È sempre un campionato di riguardo. Però eravamo abituati a campionati di Eccellenza, ma torneremo, comunque, ci torneremo presto. Ma io allora, io dico a tutte le associazioni, a tutti coloro i quali amano la Scalea, di partecipare a questa assemblea e, perché no, di riportare lo Scalea alle vecchie glorie. Benissimo, grazie a voi. Bene, sindaco, 4 anni di amministrazione, ci dica come sono andati. Sono quasi 4 anni, ad ottobre. Ammettiamoci, quasi, sì. Ah, siamo quasi 4 anni, ad ottobre compiremo i 4 anni di amministrazione. Come sono stati? Sono stati 4 anni difficili, entusiasmanti, ma la complessità di Scalea porta giornalmente, ed ha portato e porterà sicuramente a fare delle scelte difficili, molte volte scelte impopolari. Ma bisogna farle. Sono scelte impopolari dettate abbandono di determinate situazioni, vuoi anche dalla volontà di non affrontarle, dalla possibilità di non affrontarle. Fatto sta che dal settembre del 2020, quando per la prima volta mi sono seduto a questa scrivania, che è pesante. È una scrivania, è una sedia. Però è elegante. È una sedia. È pesante, sì, ma elegante. È uno studio elegante. Ma sì, a parte quello che merita Scalea. Scalea, come dicevi tu, è una città, ormai ha il titolo di città. Sì. Fra poco diventeremo quanto Reggio Calabria. Diventeremo quasi 250.000, quindi siamo una città con tutte le problematiche che si porta una città. Dicevo, ma 4 io, anni. Io voglio dire di più, con tutti i pregi. I pregi sono i tantissimi. I pregi, perché io
devo dire una cosa, quando vengo a Scalea mi sembra di venire in un altro mondo. Devo dire la verità, io non sono storicamente un campanilista, sono di Scalea, orgoglioso di essere scaleoto e quindi amministrare la mia città, la città che mi ha visto nascere, perché io sono nato a Belvedere, comunque possiamo dire ormai nel 79 non si nasceva più a casa, siamo nati a Belvedere, ma siamo nati a Scalea, quindi se da bambino percorrevo le strade di Scalea, le continuo a percorrere adesso, e poi trovarmi ad amministrare, quindi fare il bene della mia, speriamo, ci proviamo a fare il bene della mia città, questo non può che essere un motivo di orgoglio. I 4 anni sono stati complessi, perché, ripeto, ci sono state delle situazioni che hanno portato anche ad una percentuale di impopolarità, ma come dicevi giustamente tu, noi non dobbiamo decidere se fare questo o fare quello, noi dobbiamo fare quello che è giusto. Certo, non si può accontentare tutti, non si può piacere a tutti, ma la nostra unica meta, il nostro unico obiettivo è fare il bene di Scalea e degli scaleotti. Poi, professore, come si dice, ai posteri sarà l'ardua sentenza e vedremo se la popolazione poi ci giudicherà come una buona o una cattiva amministrazione. Sì, ma cosa ha realizzato in questi quasi 4 anni? Allora, in questi quasi 4 anni possiamo dire che all'attivo abbiamo circa 8 milioni di finanziamenti. Venendo al comune sicuramente avrai notato che ci sono delle ruspe qui di fronte che stanno demolendo quella che era l'ex mensa, perché abbiamo preso un finanziamento di 720.000 euro per fare la mensa nuova, quindi dare ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri bambini la possibilità di pranzare, di socializzare in un ambiente più idoneo. Abbiamo preso 2 finanziamenti per 2 asili nido nuovi, 2 finanziamenti per la ristrutturazione delle scuole, tantissimi soldi per la bitumazione delle strade, abbiamo cambiato gli infissi nella casa comunale, cioè dire, le cose fatte sono tante, ripeto, 8 milioni quasi di finanziamento non sono uno scherzo, la videosorveglianza, quindi Scalea sarà una città videosorvegliata, sono tante piccole cose che, come dicevi giustamente tu, fanno di Scalea una città. Ma è facile o difficile fare il sindaco a Scalea? Allora, è difficile genericamente fare il sindaco. Sì, genericamente, ma Scalea forse di più. Ripeto, Scalea si porta le problematiche di una città, ma anche amministrare paesi più piccoli. Io faccio un esempio, come piccolezza, come numeri di abitanti, San Nicola Arcella ha le sue problematicità, amministrare Santa Domenica ha le sue problematicità, cioè va rapportato alla densità di popolazione. Ma Scalea, io ti faccio un esempio, ho nominato 2 paesi e Scalea li racchiude tutti e 2 con il parco della Petrosa e il Pantano. Quindi soltanto la densità abitativa di 2 paesi come Santa Domenica e San Nicola sono a Scalea in 2 parchi, quindi questa è la problematicità, non si può, io comprendo, guarda, ora con te mi sento a casa, quindi confido. Grazie. Io capisco, ma non giustifico le critiche che mi vengono fatte o dall'opposizione o dai comuni cittadini, che si vada a fotografare un ciuffo d'erba al pantano. Scalea ha altri problemi, è chiaro, si è in affanno, come è in affanno Diamante, nomino Diamante tutti, perché tu sei di Diamante come altri paesi, è chiaro che si è in difficoltà nella raccolta dei rifiuti, qua arriva tanta gente. Però noi dobbiamo essere pronti ad affrontare la problematica e posso assicurare chi mi sta ascoltando, quindi i miei concittadini, che la problematica si sta affrontando con maturità, si sta affrontando senza clamore. Però io capisco, ma io capisco le opposizioni, io le capisco. È giusto che ci sia un'opposizione che pungola, però che mi si venga dato comunque il merito delle cose fatte. Noi con Tele Diamante siamo una emittente libera, non abbiamo colori noi, rispettiamo tutti. Noi curiamo le bellezze del nostro territorio. Qualcuno dice, e le cose brutte? Sì, le facciamo nostre, non le pubblichiamo e cerchiamo di risolvere insieme alle istituzioni. Cioè che io vado a prendere una mattina che c'è un po' il mare sporco e lo pubblico, che cosa ottengo?
sia un risultato negativo per la comunità, ma se io faccio mio quella ripresa e l'affronto con l'amministrazione, penso che insieme sicuramente non si, sicuramente non si veicola una buona immagine. Tutti i paesi della costa vivono di turismo. Beh, quindi fotografare o comunque far vedere, mettere sempre il dito nella piaga per il mare che ha delle problematiche, quindi non fa bene al turismo, ma non ci dobbiamo nascondere, così come non tutti i sindaci, e nessuno, devo dire la verità, i sindaci della costa ha mai messo la testa sotto la sabbia e si è nascosto. Ci siamo sempre messi in prima linea, abbiamo sempre messo la faccia, però ci vuole anche la collaborazione. Come dicevi giustamente tu, la porta del sindaco di Scalea, come di tutti gli altri sindaci, è sempre aperta. Io giornalmente ricevo persone anche senza appuntamento. Ma perché? Perché mi si deve dire quelli che sono i problemi, soltanto ma io sapendo... ho chiesto l'appuntamento, però. Ma tu sei, hai le chiavi, tu hai le chiavi del comune di Scalea, quindi quando vuoi siete sempre ben accetti. Quindi ripeto, i problemi sì, vanno denunciati, ma insieme all'amministrazione vanno affrontati, perché portarmi i problemi su questo tavolo e lasciare poi in balia, noi siamo uomini, professore, sbagliamo, quindi non abbiamo... Ma insieme si possono risolvere. Assolutamente sì. E questo dovrebbe essere il ruolo dell'opposizione. Ma di collaborare insieme, deve essere cose buone. Portare qualche proposta, quantomeno ogni tanto portare qualche proposta. È chiaro, è bene essere pungolati, ma come si dice, è bene essere pungolati, senza carota, però l'opposizione ci vuole, però l'opposizione i problemi cerchiamo di risolverli insieme, anche perché in tutti i comuni le opposizioni rappresentano una bella fetta di popolazione. Senz'altro, quindi a Scalea la nostra compagine ha vinto per 200 e passa voti, quindi non sono tanti, quindi io rispetto quanti non hanno deciso di votare quella nostra compagine, ma io dal 7 ottobre, quando ho indossato la fascia, sono diventato sindaco anche di tutti, delle opposizioni. E di tutti. E così è. Bene. Sindaco, lei si trova a gestire situazioni gestite negli anni passati, non dico come. È sicuro delle decisioni che ha preso? E quali situazioni ha trovato? Questo è un tema, sono dei tasti, non dico dolenti, ma quasi. Le situazioni più calde che ci siamo trovati ad affrontare sicuramente c'è quella della superficie, sicuramente c'è quella della piscina coperta. Le decisioni che sono state prese, a mio avviso, le avrebbero prese tutti i sindaci, o meglio, avrebbero dovuto prenderle tutti i sindaci che mi hanno preceduto. È una situazione che sta battendo molto sulla stampa, e quella dell'avio superficie, ma io l'ho affrontato tante volte, l'ho affrontato pubblicamente, continuerò ad affrontarlo, ma continuo a chiedermi, nel momento in cui c'è una gestione terminata da oltre 16 anni. Abbiamo seguito anche questo. Ecco, no? Quindi io non dico falsità, nel senso, le carte sono, quando volete vederle io ve le mostro, quindi se non c'è una gestione da oltre 16 anni, è chiaro che il compito del sindaco deve essere quello di far tornare i beni della comunità alla comunità. Quindi quello che stiamo facendo è questo, è. Quindi prima bisogna rientrare nella disponibilità del bene, e questo è stato fatto tra mille battaglie legali che si devono affrontare e definire, e poi va rilanciata l'avio superficie, ed è stato questo oggetto di una conversazione molto molto proficua fatta in Cittadella con il presidente Roberto Chiuto, che ne approfitto, che so che riguarda, di salutare il presidente Chiuto. È stato molto determinato in quello che ci siamo detti, cioè dire, la volontà della Regione Calabria è quella di aiutare il comune di Scalea a rilanciare l'avio superficie. Il presidente non ci è andato molto per il sottile, non ha parlato politichese, ecco, questo gli devo dire, gli devo dare atto. Mi ha esplicitamente detto, la Regione Calabria è a fianco del comune di Scalea, quindi con il suo sindaco, per rilanciare l'avio superficie. Quindi dal 2 luglio, data in cui sono andato a Catanzaro, ad oggi si stanno verificando queste interlocuzioni molto strette con il suo capo di gabinetto e con lui stesso, per vedere finalmente di rilanciare l'avio superficie, così come la piscina. Lei ci tiene moltissimo. Io ci tengo molto, perché è un volano, si diceva una volta, il volano dello sviluppo dell'Alto Tirreno, ma così è.
Immaginate chi ha la possibilità di venire in vacanza, vuole venire a Scalea, vuole andare a Diamante, vuole andare a San Gineto, vuole andare a San Nicola ed ha la fortuna di avere un aereo privato, quale migliore comodità di atterrare nell'avisuperficie di Scalea, che è una delle poche avisuperfici con 2,4 km di pista bitumata. Quindi è un'avisuperficie a tutti gli effetti e deve tornare ad essere funzionante. Venendo da Diamante avete trovato sulla vostra destra un altro proprio. E questa è la domanda che stavo facendo. Benissimo. È un'altra un altro cosa proprio. Che io mi chiedo, come mai non si risolve il problema della piscina? Questo ce lo siamo chiesti l'8 ottobre del 2020, quando subito dopo ho indossato quella fascia, e mi sono chiesto anch'io, ma il Comune di Scalea può ancora affrontare un procedimento giudiziario dal 2013, quindi siamo al 2024, sono quasi 11 anni, ma ancora la fine di questo procedimento è lunga, perché ci sono delle vicende giudiziarie che non sto qui a tediarvi, quindi ancora si protrarrà. Quindi abbiamo preso una decisione, che è quella, anche in questo caso, di procedere alla revoca della concessione al precedente gestore, per anche in questo caso riappropriarci di questo bene. È notizia di questi giorni, ne approfitto, uso il mezzo pubblico, ma siamo nella casa comunale, quindi posso tranquillamente farlo. Non c'è stata nessuna sentenza a favore del precedente gestore e contro il Comune di Scalea. C'è stata una decisione interlocutoria del presidente del TAR, che ha rinviato il 24 luglio per discutere in udienza collegiale sulla sospensiva. Quindi siamo ancora, ho buone speranze di rientrare. Per tutte e due. Quindi nel momento in cui rientrerò nella disponibilità dell'avisuperficie, già è pronto un progettista che andrà a curare la progettazione della piscina coperta. Ecco, sindaco, con il calendario estivo Scalea si candida a essere protagonista dell'estate? Assolutamente sì, abbiamo un calendario invidiabile. Siamo, come ho detto all'inizio, siamo usciti ieri, è stata l'ultima serata del Mediterraneo Festival Corto, successo di pubblico, successo da un punto di vista anche della critica per il valore dei lavori. 400 cortometraggi provenienti da tutto il mondo hanno sancito, ma non ce n'era bisogno, sancito definitivamente che il Mediterraneo Festival Corto è un festival internazionale, stavo per dire mondiale, ma assolutamente sì. Un corto ieri molto toccante viene dall'Armenia, cortometraggi provenienti da tutti gli angoli del mondo hanno conclamato questo. Noi continueremo con spettacoli di arte, quindi opera lirica, Scalea Cultura, Scalea Classica, ci sarà il 27 luglio il premio Metastasio, quindi il discepolo di Gregorio Calabrese, vi invito ufficialmente a partecipare, ci saranno degli ospiti, sono tutti premiati. Lo diciamo anche alla nostra regista di essere qui. Sicuramente, saranno premiati personaggi, personalità di Scalea che si sono contraddistinti per il loro lavoro. Ho invitato il sindaco di Napoli, vediamo se riuscirà a partecipare. Questo invitare il sindaco di Napoli vuole significare rinforzare un legame che di fatto già c'è tra Calabria e Campania, ma tra Scalea e Napoli proprio, ma soprattutto è molto tra Calabria e Campania abbiamo un legame strettissimo. Sindaco, io dicevo ai nostri amici, alcuni dicono, ma questi napoletani, ma quali napoletani? Se non avessimo i napoletani qui col turismo, Io non li ho mai definiti in questo modo, io ho sempre definiti graditi ospiti. Certo, nella percentuale dei grandi numeri, nella teoria dei grandi numeri, c'è sempre una percentuale che comunque non porta con sé una dose di buoni comportamenti, ma non è questione di napoletani o di scaleoti o di davantesi. Ma il 99,9% sono persone che vengono per fare le vacanze, per riposarsi, e per divertirsi, che fanno girare l'economia dei paesi della costa. Io quando parlo di Napoli dico la grande Napoli, ma lo è, non lo dobbiamo è stato. Dimenticare che lo è un stato. Centro di grande cultura. Assolutamente. E adesso devo dire la verità, poco tempo fa sono stato a Napoli e sono riusciti, il sindaco Manfredi, a rivitalizzare anche quartieri che storicamente erano individuati come quartieri pericolosi. Adesso andare nei quartieri spagnoli non è più pericolo, ma perché? Perché giustamente i napoletani hanno compreso che il turismo straniero soprattutto, ma anche italiano, è quella chiave di volta per far star bene le comunità locali. Il rapporto con la minoranza?
Amore e odio, diciamo per cioè, Senti, questo amore e non odio, sono nel d'accordo. senso un amore politico Sì. ovviamente, da un punto di vista del bene di Scalea. Ecco, io sono sicuro che anche le mie opposizioni, io guarda, non le ho mai chiamate minoranze, io le ho sempre chiamate opposizioni, perché Sì, sono non sono d'accordo. minoranza, Ma d'altra parte fanno parte della vita quotidiana, lo sai. assolutamente sì, quindi diciamo le opposizioni a questa amministrazione. Io ho un rammarico, cioè un rammarico è quello di non aver mai ricevuto da loro realmente una mano tesa per i problemi di Scalea. Ci sono stati, vi dicevo prima, siamo stati sempre pungolati, ma una proposta seria, una proposta concreta, una mano tesa, forse è il gioco delle parti, va bene così, ma non si può mai sapere. La L'aspettiamo comunque. politica, come tu mi insegni, è Bene. volubile, la politica Lo so. cambia, quindi. Comunque io gli ho sempre augurato buon lavoro, stanno facendo un buon lavoro, ovviamente un lavoro di parte, pungolando l'amministrazione, ma lo ripeto, è il gioco delle parti e va bene così. Ci Risulta che ha avuto contrasti interni. sono stati, in ogni famiglia si litiga, in Oh, ogni cioè. famiglia si anche Anche. nelle famiglie più tranquille c'è sempre il momento di sconforto, il momento in cui si decide, a volte anche in maniera avventata, perdonami Sì. questo, si decide di abbandonare quando forse era il momento di stringere i denti ed andare avanti. Ci sono state delle diverse Sì, ho vedute seguito. all'interno, ci sono state delle diverse vedute nelle scelte amministrative, ma la bellezza di un'amministrazione è questa. Io da sindaco non ho mai preteso che gli altri nella giunta o nell'amministrazione la pensassero come me. Io non Il l'ho signor mai, Fino non no, no, esiste. assolutamente no. I servi D'accordo. sciocchi non ci sono mai stati, almeno per quanto mi riguarda. Io amo circondarmi di persone capaci, di persone con i quali ragionare, dai quali prendere dei consigli. Si chiamano consiglieri appunto perché devono consigliare chi poi nelle determinate casi deve prendere delle decisioni. Consigliare, ma non per come piace a noi, mettendoci nella testa degli scaleotti cosa lo scaleotto si aspetta e in questo caso consigliare per andare avanti. Le frizioni, professore, ci sono sempre state. Va bene che ci L'importante siano, però. è superarle. Sono L'importante è d'accordissimo su superarle questo. e andare Sono state avanti. superate? Sono state superate, sono Bene. state superate e anche in questo caso siamo stati accusati che abbiamo superato queste frizioni perché siamo attaccati alla poltrona. Non è così. Se al primo segno di cedimento o al primo segno di sconforto si tirano i remi in barca, soltanto chi ne fa le conseguenze brutte è Scalea. Le amministrazioni passano e gli uomini restano, soprattutto i paesi, le città rimangono e dare un'altra cicatrice al mio paese, io non me la sento bene. Benissimo. D'altra parte, uno che è nato a Scalea non può non amare il proprio Assolutamente, paese. ma in Ma maniera viscerale, professore. appunto. Quindi non posso che volere il bene, ma perché io sono tornato dall'università, potevo benissimo, come fanno tanti giovani, e Lasciare dico purtroppo Scalea. lasciare andare, quindi le porte Era più erano facile. aperte, ma la sfida è stata quella di ritornare, la sfida è stata quella di mettere al mondo due figli che stanno crescendo qua, e quindi Ah. io devo, poi un domani non so se andranno all'estero, se rimarranno a Ma Scalea, speriamo non che so. rimarranno a Scalea. Io da Sì. papà, che li vorrebbe avere sempre vicini, sì, però questo è più un papà egoista. Il papà non è egoista, li vorrebbe vedere realizzati. Poi c'è anche la possibilità di realizzarsi nei nostri posti, perché c'è la possibilità. Avevamo accennato al Mediterraneo Festival Corso. Cosa rappresenta per Scalea? O cosa ha rappresentato? Ha rappresentato e rappresenterà sicuramente quello di cui parlavo prima, il salto di qualità. È stato veramente un salto di qualità quando diciamo il nostro Gaetano Bruno, dai, diciamo Sì, così, il ma nostro, se perché diciamo, per metà di Diamante, per ma metà di Vive Scalea di è prima Diamante, di Diamante, ma Gaetano lo salutiamo di Presidente del caramente, Consiglio che sta ottimo giornalista. ottimo, anche lui nel suo ruolo. Non se la sta passando molto, molto bene perché fare il Presidente del Consiglio Oh. con delle opposizioni molto, molto tenaci non è facile, ma diciamo che Gaetano si sta difendendo bene così come ci stiamo difendendo tutti quanti. Quindi permettimi di rivolgere un saluto a tutti i membri della Ma mia tutti, amministrazione, io. perché
perché gli voglio ma realmente io ti sto bene. Seguendo, Gli seguo, voglio, voglio realmente bene e capisco che molte volte non è facile assorbire i colpi, ma tutti quanti sono bravi ad assorbirli questi colpi. Torniamo al Mediterraneo, è stato un salto di qualità. Quando me l'ha proposto, ce l'ha proposto Gaetano, abbiamo detto di sì. Non dico che è stato un salto nel buio, ma non conoscendo quello che era il Mediterraneo Festival Cotto, lo è stato, ma si è rivelata una rivelazione, scusate il gioco di parole, veramente che per Scalea, e quando non sarò più sindaco, io faccio un appello già da adesso, io mi auguro che i prossimi 5 anni sarò ancora alla guida di Scalea, ma se dovesse esserci un avvicendamento nella carica, io lo dico già adesso, un appello è di continuare col Mediterraneo Festival Corto e di continuare con tutte queste manifestazioni che fanno fare il salto di qualità. Certo, ci vuole anche comunque lo spettacolo che può piacere a ad un'altra parte di popolazione. Ripeto, non a tutti piacciono i cortometraggi, non a tutti piace la musica lirica, non a tutti piace la musica neomelodica, però ci vuole, la popolazione c'è bisogno di diversificare. È una manifestazione altamente culturale. Ma il Mediterraneo questo, sì, ma poi anche per il lignaggio delle persone che sono degli ospiti intervenuti. Ma soprattutto quello che mi ha colpito, e li ringrazio, è il lavoro fatto dalle due scuole di cinematografia. Benissimo, molto. Hanno realizzato uno spot che quando me lo consegneranno, non vedo l'ora di averlo materialmente alle mani, farà il giro del mondo, perché ieri sono stato con loro, ho detto, professor, hanno socializzato moltissimo, perché io poi sto sempre in mezzo ai giovani. Ho parlato con la sirena. E tu vedi che lo spot lo devi mandare a Telediamante, sarà un onore mandarlo. Poi alla fine è venuto, io pensavo come avesse chiesto, è venuto a salutarmi per dire sono dei ragazzi splendidi, erano dei ragazzi di Belvedere, dei ragazzi di Napoli, sì. Della Scirocco. È uno spot splendido e ripeto, non vedo l'ora di averlo per mandarlo, anche se sarà poi proiettato prima dei 400 cortometraggi sì. Di Frangio del Mondo, ma Scaleo lo userà nelle future fiere alle quali parteciperò, Rimini, Milano, quindi è un buon spot per Scalea. Ma io voglio dire a Maria Grazia Belmonte, che è laureata in cinematografia, che proponiamo di fare un documentario con Telediamante su Scalea. Io rilancio, partite da Aieta e finite a San Gineto e anche oltre, perché è una costa splendida. Già noi con il direttore commerciale della RAI di allora abbiamo realizzato con Telediamante un documentario bellissimo, We Love Diamante, poi te ne farò il regalo, e vorremmo valorizzare le nostre località. Assolutamente sì. Complimenti comunque. Il rapporto con la Proloco e le altre associazioni. Il rapporto con la Proloco è un rapporto molto di sinergia, un rapporto molto stretto. Proprio stamattina è stato qui il presidente della Proloco con cui ci sono queste manifestazioni, quindi Scalea Classica e Scalea Cultura. Sì. Quindi è un lavoro, si stanno dando da fare tanto. Devo dire la verità, la Proloco, il suo presidente, il segretario, tutti quanti. Le associazioni? Le associazioni a Scalea sono tante anche. Abbiamo un consigliere con delega alle associazioni, che è la professoressa Gianna sì. Fiore. Bene. Si sta molto prodigando per tenerle unite queste associazioni e cercare anche un trade union con tutte queste associazioni. Già l'anno scorso c'è stato, ci sarà anche quest'anno, il Festival del Teatro Amatoriale. Sì. Quindi loro e questa è un'altra novità. Un'altra novità, l'anno scorso partecipatissima, quest'anno lo sarà ancora di più, ci sarà la partecipazione anche della Compagnia di Scalea, che l'anno scorso ancora non aveva delle commedie pronte, La Carne Me Levare, però io ti confido che sono stato attore della Carne Me Levare. Quindi recitavo, speriamo che se mi daranno una parte a dicembre in dialetto. Quindi sono un attore, però sono un attore. A parte gli scherzi, quindi ci sarà sì. Anche la Carne Me Levare, e sto cercando, questo ve lo spoilerò, di portare Annalisa Insardà con le parole femmine, salutiamo pure Annalisa Insardà, Annalisa, che un uragano, è un uragano anche molto vicino a Telediamante, quindi io sto cercando di portarla a Scalea a dicembre, e quindi tra le compagnie amatoriali metteremo
questa perla di professionismo e questa grande professionista che è Anna Lisenza Adda. Quindi anche quest'inverno Scalea dobbiamo fare in modo di proiettare anche qualche cortometraggio. Il film che sta facendo, l'ultimo come film no, che sta no, facendo, come no, c'è certo. Facile, come no. Avete una sala conciliare. Anche questo, da qui a breve finalmente la sala conciliare avrà un impianto di condizionamento caldo-freddo, quindi almeno ci vuole. Riusciamo, cerchiamo di rinnovarla, anche perché è stata deliberata in giunta, la sala polifunzionale sarà intitolata a Palmiro Manco, che tu conosci, molto, caro amico di Scaleri, di Amante, e quindi sarà intitolata giustamente alla memoria di Palmiro Manco. Complimenti. Il turismo, già l'abbiamo accennato, che turismo sceglie l'amministrazione di Scalea? E qui mi riferisco a turismo soprattutto scolastico nel periodo buio e anche il turismo sportivo che Scalea ha fatto leva. Sì, devo dire la verità, si parte da maggio, Scalea si finisce a settembre-ottobre con tantissimi tornei sì. Di calcio, che storia, io ricordo da quando ero sì. bambino, Silvio Tenuto, tu lo conosci, sì, quindi ha portato il Cetrotto d'Oro che quest'anno ha compiuto i 30 anni, sì. Quindi 30 anni di tornei significa 30 anni di ragazzi che sono venuti e conoscono Scalea e che adesso troviamo in nazionale. Donnarumma ha giocato a Scalea. Lo so. Quindi è stato un buon trampolino di lancio. Quindi il turismo sportivo è molto vivo a Scalea, così come molte scolaresche stanno vedendo tramite i campi scuola che fanno tanto ecotour quanto altre agenzie di viaggio anche, organizzano questi campi estivi, ma non tanto, vengono a maggio, poi torneranno a settembre. Dovremmo puntare, secondo me, a fare il turismo religioso, professore, perché questa zona è ricca. Ma forse non ci badiamo molto al turismo. Guardate che noi ad un'ora e mezza, un'ora e un quarto, abbiamo il santo patrono della Calabria, San Francesco. Conosciuto in tutto il mondo, quindi il patrono della Calabria, ma figura veramente molto, molto importante. E quindi perché no, un turismo religioso che... anche un turismo mariano, abbiamo tante chiese che si possono collegare tra di loro. Scalea fra poco si accinge a festeggiare la Madonna del Carmelo, la festa patronale, moltissimo. Poi Maria Grazia farà una carrellata, sì. Questa è stata una delle, non c'era prima, ho voluto inserire la figura della Madonna del Carmine sotto l'emblema del comune di Scalea e l'ho messa in mezzo alle bandiere dell'Europa e dell'Italia, quasi come affidare Scalea, l'Italia forse un po' troppo, però perché no, alla Madonna del Carmelo. Ci teniamo e anche all'amministrazione di Scalea. Mi guarda ogni giorno, l'ho messa qua non come scaramanzia, perché non sì. cozzano le due cose, ma quasi come un affidamento. Bel simbolo, è un affidarsi a chi ha fatto miracoli per Scalea, ma nel vero senso della parola. La cultura è libertà. La cultura è libertà. Nel senso, io per questo dico sempre, ieri l'ho detto anche ai ragazzi che hanno fatto lo spot, sì. studiare, ma non perché alla fine dell'anno dovete portare i risultati per avere il regalo della promozione. Leggere, studiare, anche vedere film. Ti racconto questo aneddoto. Ieri mio figlio ha partecipato, il grande, che ha 10 anni, ha partecipato alla serata finale, ha visto i film. Non è mai successo. Mio figlio ieri mi ha detto: papà, sono rimasto scioccato da quel cortometraggio sulla guerra. Sì. Ma vedi, l'ho visto realmente turbato. Perché è questo, adesso mio figlio, così come tanti bambini, tanti ragazzi, che io mi auguro che non parteciperanno mai a nessuna guerra, così come non lo auguro a nessun papà o nessun figlio vedere i propri figli partecipare alle guerre, ma vedere il turbamento nei suoi occhi, e gli ho dovuto spiegare, la guerra è questa. Quando noi diciamo no alla guerra, non è soltanto uno slogan chiuso in se stesso, è questo, la guerra è morte. La guerra si decide a tavolino dai potenti, ma a morire vanno i giovani. I giovani e vanno i deboli. Quindi la cultura è questo, la cultura è leggere, viaggiare,
guardare film, cortometraggi, il teatro amatoriale, farsi una passeggiata al centro storico, parlare con le Dialogare persone. insieme. Parlare con le persone, quindi se si va nel centro storico di Scaleggi, si ferma a parlare con qualche vecchietto che abita lì, Bello. è cultura. Cultura, Scalea che parla, così come Diamante che parla, Praia che parla, cioè dire, D'altra parte avete un centro storico stupendo. è uno dei più belli, secondo me, d'Italia. Stiamo Diciamo. cercando di rivalutarlo, di valorizzarlo anche questo. Saranno da qui a breve illuminato nuovamente, perché tu hai detto che passando a Scalea la sera ti accorgi che è una città, stiamo cambiando tutti i corpi Ho visto, ho illuminanti. visto. Quindi, e anche dobbiamo andare al centro storico. Centro storico difficilmente accessibile, perché è fatto a scale, e dobbiamo cercare di portare più gente possibile al centro storico, ma renderlo anche Con sicuro. locali poi. No, Già da Piazza ho visto Spinelli, che già ce ne da Piazza stanno. Spinelli a salire, quindi Piazza Già Spinelli, ce ne Piazza Maggiore stanno, ho de visto. Palma, già ci sono dei locali, dobbiamo cercare di andare più su. C'è la taverna che è a piazza sopra, prima della chiesa. Dobbiamo cercare di portare più gente possibile al centro storico e invogliare anche chi ci sta a rimanerci. Sì. Lei e i giovani. Io e i giovani sono approcciato sempre in Cioè. una maniera molto così come sono. Prima Maria Grazia mi ricordava un passato in comune nella Gesci, quindi Oh. lo dico sempre, ma non perché vuole essere una sorta di captatio benevolenza, ma perché è stata una delle esperienze che mi ha formato di più nella mia vita, l'autonomia. A me la Gesci, quindi lo scautismo, ha insegnato da grande a stare in mezzo ai giovani, e da giovane a stare tra i giovani alla pari, quindi non si è mai, non ho mai visto una persona diversa da me. Io l'ho sempre visto uguale. Questo è stata la ricchezza che io lo dico sempre: quando smetterò questa carica, io la prima cosa che farò è rindosserò la camicia azzurra e il fazzolettone, perché è un'esperienza di vita Bellissimo. formativa, e anzi sprono chiunque a farlo, perché realmente stare con i giovani, io dico da grande, perché ormai Sì. se mi approccio a bambini di 10 anni sono più grande di loro, quindi mantiene vivo, professore, stare fra i giovani mantiene Ma vivo. d'altra parte, io quello che dico sempre, l'ho insegnato anche ai miei amici, non li chiamavo alunni io. È chiaro, Dicevo i che ruoli vanno capiti e vanno sì, va rispettati, benissimo. perché altrimenti No, no, c'è sono d'accordo, depressione. sono d'accordo. Però Dicevo che l'amicizia non ha né età, né assolutamente, sesso e né colore. assolutamente. E bisogna rispettarsi e volersi bene. Ora però già c'è, vedo già io che ho 45 anni, con i millennial, come si chiamano, quelli che sono nati nel 2000, abbiamo un linguaggio diverso. Sì. Si parla un linguaggio completamente diverso. Già faccio difficoltà a seguire i miei figli quando parlano, quindi io capisco che adesso, per chi ha un'età più avanzata della mia, è molto più difficile parlare con i giovani, quindi dobbiamo studiare Il modo di stare ad insieme. essere giovani, professore. Dobbiamo studiare Ma a tornare giovani. la movida. Io ho tenuto molto, sempre alla movida. Ho dovuto dire a coloro i quali vogliono un po' soffocare la movida, ho detto che i giovani ci sono stati, ci sono e ci saranno. Quindi bisogna educarli, non chiudere le Anche porte alla in questo, io movida. sto leggendo, proprio ne parlo Sì. sempre di avanti, ci sono delle polemiche per conto dell'orario della Movida. A Scalea abbiamo seguito già da 3 anni, da 4 anni, la linea del compromesso, il famoso compromesso storico che abbiamo fatto con chi viene a Scalea per riposare, per chi viene a Scalea per divertirsi e per gli scaleotti che d'estate lavorano. Ora capite che non è facile È mettere difficilissimo. sulla bilancia tutto questo. Cioè, c'è chi la mattina, stando anche a Scalea, ad agosto si alza alle 3, alle 4 per Sì. andare a lavorare, ci sono i giovani che rientrano alle 4 perché sono usciti, e quindi Sì. rientrano in concomitanza, i mezzi della nettezza urbana escono e i giovani Ci rientrano, quindi ritirano. alle 4. Quindi c'è chi viene per riposarsi, chi viene per divertirsi. Abbiamo trovato questo compromesso, cioè da Scalea
A parte il divieto di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, perché questo è importante, ma lo fanno tutti i comuni per evitare che poi dopo un certo orario si possa sfociare in altro. A Scalea all'una e mezza abbiamo ritenuto un orario consono di andare piano piano verso il riposo, perché i locali a Scalea sono la maggior parte all'interno del centro storico, all'interno dei centri abitati, gli stessi stabilimenti balneari sono in centro, quindi non sono stabilimenti balneari lontani dal centro dalle case, dalle abitazioni, quindi la musica degli stabilimenti balneari torna indietro nelle case, quindi c'è chi giustamente deve riposare. Quindi devo dire che c'è questo compromesso, ci siamo quasi riusciti, ma ci si può anche divertire senza fare chiasso, non d'accordo. È necessario fare chiasso, però la movida ci vuole, non è un paese per vecchi. Lei e la sua amministrazione hanno fatto una differenza tra DJ e musica dal vivo? Abbiamo fatto questa differenziazione, nel senso, negli stabilimenti balneari ad esempio c'è data la possibilità, così come gli altri locali, di allungare un po' l'orario fino alle 2, anche un po' di più, facendo richiesta all'ufficio commercio eccetera eccetera, e rispettando sempre comunque i decibel stabiliti. Certo. Se nel periodo di Ferragosto si deve andare alle 2 e mezza, basta trovare il giusto equilibrio. Ci vuole un tutto. Equilibrio. Parte, la politica è equilibrio. La politica è il sindaco che deve curare tutto. Devo equilibrare tutto. I locali a Scalea. Io vengo a Scalea, voglio passare una serata. Che locali abbiamo? Abbiamo adesso siamo globalizzati. Abbiamo praticamente tutto, dal sushi al piatto tipico, a chi fa ristorante solamente pesce, solamente carne, quindi abbiamo il pub, abbiamo birrerie, abbiamo Scalea, lo dicevi tu prima, ormai l'offerta enogastronomica a Scalea, secondo me, ognuno poi si difende il suo, è un'offerta enogastronomica di eccellenza. In tutti i ristoranti di Scalea si mangia bene, quindi ovviamente si può anche diversificare. Se vuoi mangiare solamente pesce, c'è chi ti fa mangiare solamente pesce, chi prodotti tipici, chi prodotti un poco più gourmet, ecco, diciamo così, le pizzerie, senza che te lo dico, che sono tutte buone, i pub stanno aprendo dei locali anche al centro storico, cocktail eccetera. Stiamo raggiungendo un ottimo livello anche grazie a tanti giovani che tornano a Scalea e aprono attività commerciale, sono coraggiosi. Bene, una serie ci deve invitare, veniamo anche ma siete noi. Già invitati, per un buon ritenetevi cocktail. Invitati dove volete voi, no, ritenetevi invitati. Bene. L'anno prossimo a Scalea si vota per le comunali, lei ci sarà certamente. Me l'aspettavo questa domanda, era dopo. A parte che probabilmente è uscita una circolare del Ministero, pare che si voti nella primavera 26. Ah, ora, questo lo dico per buona parte, non è un anno, perché si dovrebbe votare a settembre 25, si dovrebbe andare nella primavera 26, e quindi non soltanto le elezioni a Scalea, che saranno, come storicamente le elezioni a Scalea sono state molto sentite, molto dure, combattute. Devo dire la verità, l'ultima campagna elettorale è stata una campagna elettorale molto nei limiti tranquilla. Questo è importante. Non si è mai sfociato in episodi personali o in episodi poco educati. Si voterebbe nel aprile 26, ti dico questa cosa in anteprima, ma lo saprei già, in concomitanza con la regionale. Quindi sarà una campagna elettorale ad ampio respiro e probabilmente, ti dirò di più, si voterà anche alle provinciali a suffragio universale. Oh. Quindi, non dico il 26, forse prima. Quindi il 2025 è un anno complicato. Di preparazione. C'è il giubileo, quindi forse rientriamo, forse torniamo a queste campagne, forse sotto l'aspetto della santità. Però c'è l'anno giubilare, quindi è un anno importante anche da un punto di vista della Chiesa. Ma le elezioni a Scalea, preparativi già
si comincia adesso a preparare. Ci stanno preparando, ci si sta preparando da 3 anni. Ciao. Questo è, ma è bello anche questo. Questo, sì. Questo significa che c'è voglia di democrazia. Perché se non si preparassero, se non ci preparassimo, ecco, sì. Diciamo, perché non mi tengo fuori da questa battaglia, perché l'ho annunciato già tempo fa, sarò della partita, ci deve essere. Io penso che una continuità amministrativa ci debba essere. Anche per realizzare quello che si promette, esatto, di fare. Se si mette in campo una progettualità, sì. Non ci si può pensare di realizzare tutto in 5 sì. anni. Anche per, ripeto, torniamo alla domanda di prima. Ma perché bisogna mettere alla prova l'amministrazione? Con le problematicità che abbiamo riscontrato, abbiamo dovuto fare 2 passi indietro per poi prendere la rincorsa e andare avanti. Quindi progettare significa vedere i risultati almeno in 10 anni. Poi l'urna sovrana. Mi ero dimenticato. Quali sono i suoi rapporti con gli altri comuni della Riviera dei Ceri? Allora, sono rapporti di massima collaborazione e di massima stima nei confronti di tutti i colleghi sindaci, con i quali, devo dire la verità, Scalea si interfaccia sempre in maniera molto, molto propositiva. Ripeto, però, poi ci sono dei momenti in cui ci si incontra, dei momenti in cui ogni sindaco è preso con le proprie, con i propri problemi, con le proprie preoccupazioni, perché di questo. Guarda, professore, un'altra cosa, chi pensa di sedere su quella poltrona per avvantaggiarsi brucia. È una poltrona scomoda. Forse più comoda a questo lato, perché si lasciano i problemi. È una poltrona, ripeto, c'è la volontà di arrivare su quella poltrona, ma ci si accorge che il 90% si gestiscono problemi. Io non ho, da quasi 4 anni ancora fatico il giorno a godermi una giornata da sindaco in tranquillità. Ma perché ci sono continuamente problematiche, anche problematiche diverse fra di loro. Cioè ogni giorno è diverso dall'altro e ogni giorno porta problemi, però devo dire la verità, porta anche tante soddisfazioni. Quando si porta avanti un progetto, quando si costruisce una mensa, quando si costruisce una scuola, un asilo nido, quando si mettono luci nuove, quando si fanno spettacoli, ci si corica la sera dicendo: beh, il sindaco di Scalea oggi si è guadagnato lo stipendio. Si è guadagnato l'ammirazione. Ultimamente si parla più del mio stipendio. Ah, di questo si parla. Con lo stipendio di tutti i sindaci, come se nel passato gli altri sindaci l'avessero fatto a titolo gratuito. Questo anche sminuisce un po' la politica, perché comunque chi impiega tempo, impiega passione, impiega preoccupazione e pensieri, la politica non si mangia, nel senso lo la politica si deve, è un lavoro a tutti gli effetti che occupa tutta la giornata. Cosa vuole dire ai cittadini e ai turisti che scelgono Scalea per quest'estate bollente? Bollente da un punto di vista di temperatura, no, di temperatura promette bene. Siamo al 7 luglio, fuori sono 35 gradi, quindi l'estate è arrivata con tutti i crismi. Quello che mi sento di dire a chi decide di passare i periodi di riposo a Scalea e di godersi il mare, di godersi non soltanto il mare, ci sono le montagne, di godersi tutte le bellezze della costa dell'Alto Tirreno cosentino. Ai miei cittadini chiedo di avere quel minimo di pazienza che un paese turistico richiede. Anche a loro chiedo di divertirsi nei limiti, perché ripeto, l'80% degli scaleotti in questo periodo inizia a lavorare, lavorerà per questi 4 mesi, quindi agli scaleotti che lavorano auguro buon lavoro, agli studenti che hanno finito di studiare buon riposo, a chi viene a passare il periodo di vacanza a Scalea auguro veramente di godersi tutte le bellezze di Scalea, dell'Alto Tirreno, e a noi che l'estate non possiamo riposare, dico, pensateci, rendeteci un po' tutto più facile, ma la porta del comune di Scalea è sempre aperta per qualsiasi tipo di problematica. Beh, sindaco,
possiamo terminare qui, ma non finisce qui. È una minaccia, però è una promessa. Non è una promessa. Va bene così. Io la ringrazio di essere stato con noi. Grazie a voi. Affrontiamo bene quest'estate. Verremo. Vi aspetto per la festa. Ma senz'altro. Vi aspetto per la festa, del 16. D'altra parte c'è un fatto che il nostro simbolo porta fortuna. Noi auguriamo una buona fortuna alla sua amministrazione. Io parlo di amministrazione anche a tutto il consiglio, esatto, di Scalea, perché per me amministrare non deve amministrare solo la maggioranza, ma anche la minoranza, perché anche loro debbono contribuire al bene della comunità. Assolutamente, ci sono delle cose che io posso anche non vedere, non accorgermene, e lì subentra tanto la maggioranza consiliare a sostegno del sindaco, ma anche le opposizioni a sostegno della città, e proporre cose che l'amministrazione poi a livello esecutivo dovrà realizzare. Quindi buone vacanze e grazie della visita, professore. Buona estate. Grazie a voi. Aldo Maiora. Aldo Maiora sempre. Un ringraziamento a Maria Grazia Belmonte, che grazie, lì in regia, e ci onora con la sua presenza. Grazie, grazie a tutti e buona estate.